Il calcio non è polenta. Importante non sbagliare il cross. Lo schiero o non lo schiero? Lo so che hai questo dubbio. Bentornati sul mio canale YouTube. Il contenuto della settimana, quello bello fresco, quello che vi piace, l'analisi delle partite del prossimo turno di Serie A, dove troviamo i giocatori chiave. E sapete che questo format è vincente, ragazzi. Andate a vedere sul mio profilo Instagram, in analisi vincenti, nelle storie in evidenza, quante perlettine abbiamo trovato, e questo lo dico soprattutto ai nuovi. Quindi ragazzi, mettetevi comodi, guardate questo contenuto, che questo contenuto è importante, e per i nuovi sicuramente non ne potrete fare a meno. Per i vecchi che mi hanno sempre seguito, ragazzi, chapeau, lo sapete, io vi adoro in questo format, perché mi scrivete veramente in tantissimi posti su Instagram, qua sotto cerco di rispondere al più possibile. Ragazzi, ma ora non perdiamoci in chiacchiere, partiamo, ma prima di tutto, cosa c'è? Sigla! Prima di iniziare vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale, perché appena esce questo contenuto avete la notizia live, fresca, primi commenti, prime risposte, ragazzi, e ovviamente per qualsiasi dubbio che avete dopo questo contenuto mi scrivete nei commenti. Ovviamente priorità sempre ai miei carissimi abbonati, che ringrazio sempre. Per tutti gli altri ovviamente vi consiglio sempre di attivare la campanellina, iscrivervi al canale, e sicuramente io ci sono sempre per tutti. Ma ora iniziamo. Comunque oggi, come potete vedere, è un gran capello, senza gel, così selvaggio. Prima partita di venerdì è Monza-Juventus. Guardiamo un po', Monza 3-4-1-2, 3-5-2, 4-3-3. Per la Juve ovviamente il modulo è relativo. Quello che conta è i giocatori chiave che possono incidere in questa partita. Allora, sicuramente giocheranno nell'uno contro uno con gli esterni. Quindi sicuramente il Kostic della situazione se la dovrà vedere contro Churria. Si potrebbero anche annullare questi due giocatori, eh? Quindi attenzione, un giocatore ovviamente super consigliato, e parliamo ovviamente, partiamo dalla Juventus, è il buon Chiesa. Chiesa che giocherà dalla parte un pochino sinistra della Juventus per rientrare sul destro, quindi Chiesa ovviamente straconsigliato. Non vi consiglio D'Ambrosio. Attenzione all'ammonizione di D'Ambrosio. Poi mi dite, ragazzi, tattico, dici gli ammoniti. Già inizio anche questo contenuto con gli ammoniti e ci butto anche possibili assist. Vediamo un po' se ci si indovina anche in questa cosa qua, ragazzi. Non so se avete visto i precedenti contenuti, delle perle, specie domenica, clamorose, eh? Quindi la Juventus vi consiglio Chiesa. In questa partita, attenzione, vi consiglio anche il buon Bremer. Ha fatto un gol quando lo ha detto il tattico. Magari potrebbe essere la seconda volta che lo dice il tattico che fa gol di testa su palle inattive. Juve fortissima sulle palle inattive. Attenzione, magari mi immagino un bell'assist di Kostic che ci potrebbe anche stare per il buon Dusan Vlahovic. È tornato al gol, ha parlato, parla. Secondo me non lo dovrebbe fare, quello di parlare. Però attenzione, mi sento tipo assist di Kostic e gol di Vlahovic. Bello, da dentro l'area, perché la Juve è una delle squadre che segna più da dentro l'area in Serie A, media più alta della media della Serie A. Quindi attenzione a Vlahovic, assist di Kostic, possibile gol di Bremer. Chi metto, chi non metto della Juventus, a me mi piacciono in questa partita. E poi è un po' che manca Rabiot da questi bonus. È un po' che manca Rabiot dai bonus, ragazzi. L'anno scorso avevi un sacco di gol, quest'anno un po' meno. Tattico, ma che è sto Rabiot? Manca un pochino Rabiot ora. Quindi sicuramente quello che vi ho detto, più Rabiot da mettere nella Juventus. Il vostro problema è Maddel Monza contro la Juventus. Chi metto e chi non metto? Sicuramente, allora, la Juve, calcolando a livello statistico, subisce più dal centro, dagli esterni meno, dal centro. Chi è che gioca sul centro? Colpani. E se potesse essere il bonus di Colpani, potrebbe ritornare il bonus sul Colpani. Il Monza può far gol alla Juventus. La Juve subisce pochi gol, è vero, però il Monza può far gol alla Juventus. E vi dico Colpani, non vi consiglio Caldirola e D'Ambrosio. D'Ambrosio ammonito, l'ho già detto una volta, ragazzi. Allora, un giocatore che potrebbe dar noia a questa Juve è Gagliardini. Tattico, è un mediano. Che fo, metto Gagliardini?
Io vi dico Gagliardini. Perché? Per XG, gol attesi intanto è in underperformance. E questo sapete quanto è importante. Quindi sicuramente il Gagliardini della situazione in questa partita lo metterei. Colombo farà un po' fatica contro Bremer. Sapete quanto è forte Bremer nell'uno contro uno. Colombo non mi convince, cioè se avete altri attaccanti lo eviterei. Se proprio non dovete fare a meno, mettiamolo. Magari chi lo sa. Però il Gagliardini, il Colpani del Monza me li metto. A livello di portieri, Di Gregorio è rischioso. Szczęsny secondo me è diventato un portiere molto affidabile anche in termini difensivi. La Juventus è bella solida, sicuramente andrà a Monza per fare la partita, non si scoprirà tanto, giocherà molti sottolineare la palla anche se gioca contro il Monza. Solamente la Juve, il Monza può fare gol, ma la Juve può vincere a Monza. Seconda partita, Genova-Empoli. L'Empoli ha fatto una discreta partita col Sassuolo, ma io cosa vi avevo detto? Attenzione, potrebbe pagar dazio dopo la vittoria fuori casa. Attenzione, potrebbe pagar dazio. Quindi gioca a Genova. Il Genova di Cilardino in casa a me piace, specialmente contro l'Empoli. Quindi attenzione a questa partita. Non recupera Gudmundsson, ma potrebbe recuperare Retegui. In dubbio fin dall'ultimo, ma il fantacalcio si schiera. Si schiera con Sweep, quindi con un'alternativa, però Retegui buttiamolo dentro. Giocherà molto probabilmente titolare Messias. E che fai Messias se non lo metti al fantacalcio? Messias se lo metto al fantacalcio. E attenzione, potrebbe riportare altri bonus. L'avete comprato? Cioè l'avete comprato. Secondo me l'avete pagato anche poco Messias al fantacalcio. Il tattico l'ha preso e l'ha pagato uno. E io lo metto Messias al fantacalcio, eh. Ragazzi, se lo mette il tattico Messias, che fa? Lo mettete voi? Messias pericolosissimo. Così come pericolosissimo Dragusin. Quando io vi ho detto Dragusin è sempre andato o vicino al bonus, miracolo, con la Sanità, o ha fatto gol. Dragusin, come vi ho detto di Dossena, Dragusin, perché sono tutti buoni a prendere gol degli attaccanti, ma è dei difensori. Vi ricordo Dossena, quindi attenzione. Dragusin, un altro giocatore che a me piace, ve l'ho sempre consigliato, ha portato bonus. Frendrup, ragazzi, al fantacalcio bisogna andare a metterlo in queste partite. Non si può non mettere. Ti posta i bonussini, Frendrup. In tante leghe svincolato, mi dicete, ragazzi. Andiamolo a prendere, Frendrup. Quindi i giocatori sono questi, occhio. Mentre per l'Empoli, attenzione alle ammonizioni. E qui, come la scorsa volta ho beccato Malè, io ridico Malè. 2 su 2, è tattico. 2 su 2 di Malè. Ma potrò di Malè. 2 su 2, ammonito, Malè. Secondo me prima del 35esimo ammonito Malè. Madonna. Se succede, ragazzi, questa cosa qua, prima del 35esimo ammonito Malè. Allora, andiamo a vedere. Secondo me è favorito il Genova in questa partita contro l'Empoli. L'Empoli non ho visto bene, ragazzi, ho un brutto presentimento dell'Empoli. Chi metto dell'Empoli? Ma gliene metterei uno, Cambiaghi. Ha portato il bonussino, però non ha ancora segnato. Cambiaghi in questa partita può incidere più di Caputo. Quindi se devo esprimere su un giocatore metto Cambiaghi. Non metto gli altri, ragazzi, non mettete i vari Malè, Fazzini, Lupetto, Ismaili, Ebue. Via, evitiamo. Quelli del Genova gli mettiamo, quelli dell'Empoli evitiamo, ragazzi, evitiamo. Eccoci a Lazio-Cagliari, Ciro Immobile. Dici, inizi subito, Ciro Immobile, Lazio-Cagliari, Ciro Immobile. In tanti mi dite, tattico Ciro Immobile, lo scambio. Ma che cambi Ciro Immobile? Non si cambia mai Ciro Immobile. Chi ha Ciro Immobile? L'ha pagato un sacco di soldi, si tiene Ciro Immobile. Ciro Immobile, ve lo consiglio al fantacalcio in questa partita qua. Attenzione, e vi consiglio anche il buon Pedrito. Se l'avete al fantacalcio perché Zaccagni non recupera, Pedro. Immobile Pedro in questa partita. Ovviamente i giocatori del Lazio lo so che gli mettete, però meno che due che non gli metterei. Patrick non recupera Romagnoli, dovrebbe giocare Gila. Non so se l'avete al fantacalcio, ma se l'avete al fantacalcio Gila non si mette. Attenzione alle ammonizioni della Lazio. Sia Gila che Patrick sono a rischio ammonizioni. L'ovumbozito della situazione, ragazzi, in questa partita lo metto.
Lo metto, non vi fate di giocare a Roma con la Lazio, l'Ovunbo Zito, non lo metto. Io lo metto perché quando ho detto l'Ovunbo Zito si mette, si è messo e ha fatto anche gol. Attenzione all'Ovunbo Zito. Con la Lazio può dar noia. Queste sono le classiche partite, la Lazio vince in Champions, va a giocare col Cagliari all'Olimpico, un po' di fatiche della Champions, giocatori freschi come l'Ovunbo Zito possono uccidere e fa male. L'Ovunbo Zito. E attenzione anche a Viola. Viola non è la Fiorentina, è il giocatore. Attenzione a questi due giocatori. Ovviamente Lazio favorita, però il Cagliari può far gol a Roma. Può far gol a Roma. Qui non è una partita scontatissima, eh. Attenzione, non è una partita scontatissima, però questi giocatori ve l'ho detti. Ciro Immobile sono le classiche partite che potrebbe far gol anche su rigore, eh. Quindi per gli amanti delle statistiche, dice come fa gol la Lazio? Potrebbe far gol su rigore. Chi lo batte? Ciro Immobile il rigore. Sono un po' le partite da rigore questo. Ho un sentore. Ragazzi, ma la scorso contenuto t'ho beccato il gol di Teo Hernandez su rigore e il gol di Berardi su rigore. Ma che volete di più dal tattico, eh? Cioè, ma cosa volete di più dal tattico? Mi trovate un altro che fa una roba del genere. Se voi me lo trovate, mi taggate sotto questo video, io smetto di fare questi contenuti. Perché ancora, mica vi rendete conto, qui si fa dell'analisi vera, ragazzi. Non è che si sta qui a pettinare le bambole, eh. Quindi attenzione a questa cosa qua. Ovviamente non ha ancora portato bonus Guendouzi. Che ti dico, lo dico da un paio di settimane, ma mi sembra sempre fresco questo Guendouzi. Bah. Non si inserisce come Milinkovic, ma attenzione, non si sa mai. Ragazzi, Lazio favorita, bonus ve l'ho detti, qualche ammonizione, fammi pensare, qualche ammonizione in questa partita potrebbe essere Zappa, un ammonito in questa partita. Zappa, il Dossena della situazione, che io ve l'ho consigliato l'altra volta, se la vedrà contro un Ciro Immobile. Evitiamolo in questa partita. Evitiamolo. Però sono quei difensori che comunque il 6ino te lo potrebbe tirar fuori anche di qua. Quindi se non avete se siete obbligati a mettere Dossena, ve lo potete anche rischiare, eh? Si sa mai. Io me lo potrei anche rischiare il Dossena senza paura, anche perché la Lazio sì, leggermente favorita, però sono quelle partite che le può anche vincere, ma con fatica. Quindi attenzione a questa cosa qua. Vi ho fatto questa piccola e breve analisi, però importante, dicendo delle cose significative su Cagliari, Lazio-Cagliari. Milan-Frosinone. Milan, ragazzi, male. Male in Champions, secondo me c'è, l'ho spiegato anche in tanti contenuti, c'è secondo me un non equilibrio tra la squadra, l'allenatore, han paura di andare negli uno contro uno, quindi la partita del Milan contro il Frosinone, sì, il Milan ovviamente favorita per qualità di giocatore, ma rischiosissima questa partita. Se devo consigliare, allora io ve l'ho sempre detto, ma voi mi dite è tanto che lo consigli? No, io 2 settimane fa in un mia live che ho fatto col buon Carlo Pellegatti, andatela a vedere, dissi che Chukwueze aveva la gambetta, me lo davano in grande condizione, in Champions è stato uno dei migliori. Samuel Chukwueze non ha mai giocato 2 partite di fila. Voi che mi criticate tanto, Samuel Chukwueze le prime 2 partite di fila le ha giocate questa settimana. Come puoi dar continuità a un giocatore e farlo entrare in condizione se non fa 2 partite di fila dall'inizio dell'anno? Ma si sta scherzando? La scommessa Samuel Chukwueze la vinco io e chi mi dà retta? La vinco io e chi mi dà retta? La scommessa Samuel Chukwueze. Non si cede e Samuel Chukwueze si mette sempre. Perché ora, 3ª partita di fila che viene fuori Samuel Chukwueze. Lo giudicate, gioca una volta ogni tanto. E la colpa di chi è? Potrebbe essere dell'allenatore, non ha fatto 2 partite di fila, ma di che si sta parlando? Si mette Samuel Chukwueze e potrebbe portare anche bonus, chi ve lo dice il tattico? E poi tutti zitti gli altri che criticano il tattico e Samuel Chukwueze, ma di che si sta parlando? Ragazzi, il calcio non è polenta, non è come mangiare un pacchetto di patatine, di chips e lì davanti alla televisione. Samuel Chukwueze è forte e ve lo dice il tattico e si mette il buon Samuel Chukwueze. Ma stiamo scherzando?
Un altro giocatore che a me piace in questa partita qua, ovviamente, vi dico, Pulisic, Teo Hernandez, si mette, il giocatore del Milan, ragazzi, va messi tutti meno che Calabria. Il Milan subisce a destra con Calabria, ragazzi, Calabria non si mette. Calabria non si mette, giocherà Krunic, difensore centrale, non si mette neanche lui. Chi metto? Sulé. Avete dei dubbi su mette Sulé? Assolutamente sì. Si mette Sulé come Ibrahimovic. Perché se il tattico vi consiglia Ibrahimovic a San Siro, e c'è un motivo. C'è un motivo. Gioca dalla parte del Milan più debole. Sai, immaginaci, no? Voi dite mettete Ibrahimovic nella formazione. Tu dici che metti Ibrahimovic a Milano? Sì, perché me l'ha detto il tattico di mettere Ibrahimovic a Milano. Potrebbe fare una grande partita Ibrahimovic a Milano, e non è Zlatan, è quello del Frosinone. Attenzione, non abbiamo paura a metterlo, né Sulé né Ibrahimovic. Attenzione, attenzione. Mentre a livello di difensori ammoniti, chi metto, chi non metto, chi potrebbe essere ammonito, c'è Pubega, giocherà Pubega, non giocherà Loftus-Cheek, giocherà Jovic, giocatori del Milan, quelli del Milan li possiamo mettere, perché se non gli metti col Frosinone, però quello decisivo ve l'ho già detto, che è Samuel Chukwueze, è quello da non mettere anche Calabria. Nel Frosinone attenzione, perché ci potrebbe essere l'ammonizione di Barrenechea. Ammonito Barrenechea, questo ammonito. Poi ragazzi, sui miei gruppi Telegram privato per abbonati, lo sapete, facciamo sempre l'analisi a modo preciso e perfetta di questo, ragazzi. Ricordatevelo sempre, Milan favorito, però il Frosinone a San Siro un collettino lo può fare. Lecce Bologna, ragazzi, questo Bologna di Thiago Motta, chapeau, è veramente veramente bene, veramente veramente bene, chapeau. Allora, analizziamo questa partita. Lecce Bologna, una partita sostanzialmente da gol. Ritorna Alquist. Che fai? Lo metti Alquist, no? Lo metti Alquist. Metto Banda in questa partita. Poi voi il dubbio Ristovic. Ragazzi, Ristovic è il solito discorso. Sta pagando un po' il periodo. L'alternanza continua. Il fatto che non gli arrivano poi tutti questi rifornimenti. Quindi Ristovic è la situazione. Giocherà contro Beukema. Non lo so se è squalificato. Potrebbe... Attenzione, sto guardando. Una cosa. Non dovrebbe giocare Orsolini. Sto guardando le ultime notizie. Non dovrebbe giocare Orsolini, eh. Dovrebbe giocare Lacumi e Calafiori. Non lo so. Il rischio della situazione non lo metterei in questa partita. Non lo metterei. Metterei Pongracic, anche se gioca contro Zirze. A me sto Pongracic qui, ragazzi, mi piace. È il difensore che vince più duelli in Serie A a livello statistico. Ho fatto un contenuto con Fabio Caressa, mi ha fatto l'Oscar del mese, e Pongracic è stato eletto come il migliore a livello difensivo, Quindi attenzione a Pongracic. A me piace Pongracic, io ce l'ho al fantacalcio Pongracic, lo metto. Ammonito Ramadani del Lecce, potrebbe essere un ammonito, come potrebbe essere Dorgu ammonito. Nel Bologna non giocherà Orsolini, giocherà Fergus, Alemaker, Zirze. L'Orzirze della situazione, attaccante veramente forte che potrebbe fare la differenza, però vi do Ferguson come possibile marcatore. Ferguson, perché a me mi piace Ferguson in questa partita, vedendo il Lecce come difende, vedendo il Lecce come gioca, il Ferguson che si butta dentro negli spazi può incidere. Quindi attenzione a il buon Ferguson. Posh della situazione, in questa partita me lo schiero tranquillamente. L'anno scorso ha fatto tanti bonus Posh, non ha ancora fatto bonus. E se fosse ipoteticamente la possibilità di un bonus di Posh, questa non ve l'aspettavate dal tattico. Ma a me è venuta così, vedendo il Lecce come difende, potrebbe essere anche bonus di Posh. Quindi attenzione. Lecce-Bologna, come vi ho detto, partita sostanzialmente dal gol, però il Bologna potrebbe far colpaccio anche al Lecce. È troppo quadrata come squadra, è in fiducia, giocatori validi, buoni, equilibrio, potrebbe fare un buon colpaccio. Del Lecce ho detto Alquist e Banda, sono due giocatori che a me mi piacciono e ve li consiglio assolutamente sì in questa partita.
Vi do due ammoniti Ramadani per il Lecce, Abisher per il Bologna. Partita, bella analisi questa, ragazzi. Fiorentina-Salernitana. Ma quant'è che la Fiorentina non vince, ragazzi? Potrebbe essere l'occasione buona? Sì, ma non sarà facile. Inizio così. Vi mancano un po' i bonus degli attaccanti della Fiorentina, ragazzi. Lo so, vi mancano bonus degli attaccanti della Fiorentina. Li avete pagati al Fantacalcio, Nzola, Beltram non vanno reso fino adesso come vi doveva rendere. Però attenzione, non l'ho mai detto, potrebbe essere l'occasione che ritorna il gol Balanzola. Potrebbe essere perché contro la Salernitana la Fiorentina si gioca una cosa importante. Si gioca la possibilità di tornare alla vittoria e soprattutto di far ricredere un po' gli scettici su un Balanzola voluto fortemente da Vincenzo Italiano. Balanzola, in questa partita chi l'ha al fantacalcio lo deve assolutamente mettere. Assolutamente sì. Come si mettono i giocatori della Fiorentina, lo sapete, i giocatori, Buonaventura situazione, ovviamente, che ve lo dico io, può incidere tanto in questa partita. Si mette sicuramente un giocatore che non metterei della Fiorentina, è Ranieri e Milenkovic, che contro gli attaccanti della Salernitana di A e Burabe di A, come vi garba dire a me, è incerto fin da ultimo. Giocherà il nigeriano Ikamedi, Castano, Scandreva. Ragazzi, ricordatevi che l'altra volta vi ho detto Candreva su un tiro da fuori. E questa volta io Candreva della situazione lo rimetto a Firenze. Rigore o tiro da fuori. Aridai Candreva a Firenze. Aridai si mette Candreva a Firenze. Che fa? Lo lasciate fuori a Firenze? Assolutamente no. Consigliato Candreva. Non consigliato Bradaric. Attenzione alla munizione di Bradaric. Come attenzione alla munizione di Koulibaly. Due ammoniti ho dato per la Salernitana, attenzione. Mentre per la Fiorentina giocherà buon Ranieri o Milenkovic. Non so, sto guardando un po' di situazioni. Se recupererà Martinez quarta, non si sa se giocherà Ranieri o Martinez quarta. Questo non si sa, però chi giocherà della Fiorentina me li eviterei. Attenzione anche all'ammonizione di Milenkovic. Ho dato già tre ammoniti, Terracciano potrebbe essere una buona scelta, portiere in Serie A con più interventi decisivi, quindi il Terracciano della situazione me lo potrei anche schierare. La Fiorentina ha bisogno di tornare a vincere, questa potrebbe essere veramente la partita, la Salernitana per una vittoria, è immorale, sicuramente sarà una partita equilibrata, non pensate che sia facile per la Fiorentina, è una partita che può nascere dei gol, tutte e due le squadre possono segnare, questa è un'indicazione importante, più corner per la Fiorentina, altra indicazione importante, specifico per tutte le vostre cose. Il gol può venire da un tiro alla distanza, sì, per la Salernitana può venire per un tiro della distanza da fuori area. Qui vi ho dato delle indicazioni, delle perle importanti, vi ho detto chi mettere, chi non mettere, chi evitare, come mi evito Fazio della Salernitana, sicuramente sì, l'unico che metto è Candreva. Non so se giocherà Burabe di A, quindi il Burabe di A della situazione, intanto voi mettetelo titolare, perché potrebbe essere, ora che registro questo contenuto è molto in dubbio, ma manca sempre 2-3 giorni, quindi potrebbe anche recuperare Burabe di A da mettere al fantacalcio anche a Firenze. Anche a Firenze, il dia della situazione può far più male a Firenze che in un altro stadio, Quindi Burabe di A sicuramente sì, Salernitana in fiducia, può far gol, ma qui la Fiorentina non può sbagliare la partita, quindi Fiorentina favorita, i giocatori della Fiorentina vanno messi, quelli che vi ho detto io. Udinese-Verona, a livello proprio di motivazioni qua c'è Cioffi, contro il suo passato giocatore del Verona, contro il suo ex allenatore, che ovviamente mi riguarda anche me, quindi ragazzi non è che possa fare una grossa analisi qua, ma non perché non la voglio fare, ragazzi. Quindi una partita molto equilibrata, ho visto un Udinese molto bene, Verona in ripresa, quindi sarà una partita molto equilibrata da grandi motivazioni. Vi posso dire brevemente i giocatori dell'Udinese e del Verona sicuramente da schierare in questa partita, perché a livello di contrapposizione tattica possono incidere. Allora sicuramente metto Bijol, che ha già fatto gol a noi, a Verona, me lo ricordo bene perché ero lì. Bijol sulle palle inattive potrebbe essere una variante importante, così come Samardžić, così come vi dico un giocatore non ha ancora segnato, non ha ancora portato bonus, ma è un under performance success. Giocatore stimatissimo da Gabriele Cioffi, success l'avete in rosa, lo so che l'avete in rosa, è la partita giusta. È la partita giusta da ammetterlo, non voglio dire altro. Success, Bijol, Samardžić. Per il Verona sicuramente una squadra in ripresa, una squadra che sta bene,
e Djuric sta facendo bene, ormai si è preso la titolarità, ma in questa partita a me mi garba il buon Darko Lazovic. Darko Lazovic, ve lo consiglio, l'avete in rosa a Udine, sapete che lo potete mettere, il buon Darko Lazovic. Ovviamente foro ruscio altro giocatore, però se devo scegliere un giocatore, Darko Lazovic. Amione non lo metto, attenzione all'ammunizione, però ragazzi non mi fate dire altro di questa partita. Ve l'ho già detto, lo sapete, squadra e partita equilibrata in questo Udinese Verona. Sassuolo-Roma, il Sassuolo ha vinto la, perde qua, Roma favorita, ma la partita, questa è la partita da gol, sicuramente in questa partita che è da gol, attenzione, aspettiamoci veramente dei bonus importanti, andiamola a vedere. Allora, partiamo dal Sassuolo, Tojan. È un giocatore che ha fatto tanti assist, è un giocatore che si può mettere anche in questa partita, anche se gioca con la Roma, perché il Sassuolo secondo me farà una grande partita in questa volta qua. Quindi Toja lo metto ovviamente Berardi. In questa partita ci potrebbe stare, se devo decidere un attaccante, metto Berardi. Il Pinamonti, c'è un Llorente che sta facendo veramente bene, specie nell'uno contro uno concede veramente poco, quindi... Berardi lo metto perché gioca contro da una parte in cui la Roma soffre tanto. Berardi a bonus in questa partita, Berardi a bonus, assolutamente da mettere. Il buon Berardi, Indica lo evito perché potrebbe essere anche ammonito. Attenzione all'ammonizione, Indica, e attenzione, non mi piace neanche tanto Spinazzola questa partita qua. Indica, Spinazzola, gli evito. Mentre un giocatore che a me piace, è entrato, ha fatto bene, in Bove, l'avete al fantacalcio, l'avete lì, pagato poco, si mette. Sicuramente potrebbe essere la partita, ovviamente non ve li sto neanche a dire, Dybala, Lukaku sono straconsigliati, ma voglio andare oltre. Quello oltre che vi dico è il buon Bove, è il buon Cristante. Attenzione al gol da palla nativa della Roma, come l'avevo pronosticato, chi è sul mio gruppo Telegram privato, avevo detto attenzione al bonus da palla nativa della Roma, avevo detto due nomi, Mancini e Cristante. E qua vi do un nome, Cristante a bonus in questa partita da palla nativa o con un tiro da fuori area, partita sostanzialmente da gol, però attenzione che potrebbe spuntarla la Roma, gol, ma attenzione alla Roma. Un giocatore che non metto ovviamente nel Sassuolo è Vigna, e mi evito anche i Ferrari Erlich, sicuramente. Attenzione anche all'ammonizione di Ferrari, ho dato un altro ammonito da quella Indica, Ferrari e Indica potrebbero essere possibili ammoniti. Giocherà Castiglieco, molto probabilmente un Bairame sulla tre quarti, sono quei giocatorini che alla Roma danno un po' fastidio, quindi attenzione anche a questa cosa qua. Ovviamente non abbiamo le formazioni titolari, però vi ho già dato delle indicazioni su chi mettere e chi non mettere, poi ovviamente se avete altri dubbi ragazzi sempre nei commenti. Siamo arrivati al big match della giornata, Napoli-Inter, bella partita ragazzi, Mazzarri contro il suo passato. Io ho visto un Napoli anche in Champions molto equilibrato, molto solido, fa una fase difensiva a 4-5-1, lascia la punta davanti, sicuramente sarà una bellissima partita questa. Andiamo a vedere, allora, l'Inter subisce da destra e a destra chi ci gioca? Kvaratskhelia, attenzione a Kvaratskhelia e Zielinski in questa partita. Mi piacciono veramente tanto e sicuramente sono due da possibili bonus in questa partita. Non vi consiglio tanto in questa partita, anche se gioca in casa, ma non l'ho visto bene, giocherà Juan Jesus, quindi Juan Jesus e Nathan, attenzione a metterli perché potrebbero essere anche possibili ammoniti in questa partita, eh? Ovviamente il potenziale dell'Inter davanti è veramente forte, quindi attenzione a questa partita. Mentre ovviamente del Napoli ve l'ho detta, partita sostanzialmente anche qui da gol. Però ragazzi, qua il Napoli potrebbe fare la super partita. Non mi meraviglierei, qui se il Napoli facesse una grandissima partita. Quindi partita sostanzialmente da gol. Però attenzione anche al colpaccio del Napoli. Kvaratskhelia giocherà Osimhen. Quindi questi sono i due giocatori che mi piacciono di più. Dell'Inter, qua, a discapito di quando vi dico Di Marco, qua vi consiglio Dumfries. Parte destra dell'Inter. Dumfries mi piace tantissimo e può incidere. Magari cross di Dumfries, gol di Lautaro, cross di Dumfries, gol di Thuram. Dumfries comunque qualche bonussino lo porta e lo metto.
lo metto. Il Darmian della situazione se la doveva contro Vara. Non lo so se lo metterei. Attenzione tra Sommer e Gollini. Qua sempre meglio Sommer, perché a me non mi dà il portiere Napoli, Meret, scusate, non mi dà queste ampie garanzie. Sicuramente sì, mentre in questa partita Acerbi, De Vrij li eviterei anche qua, perché il potenziale del Napoli è importante. Se devo decidere uno, metto Acerbi. Acerbi lo posso anche mettere. Con Politano là però è rischiosissimo mettere questa settimana qua difensori dell'Inter, ragazzi, Secondo me mettiamoli, ma con parsimonio, con criterio. Poi ovviamente si dovete mettere per forza, si mette. Però se devo decidere uno, metto più volentieri Acerbi che gli altri due, Siderman anche De Vrij. Dumfries, strafavorita, a me piace più Dumfries in questa partita, mi piace. Dumfries e Barella. Perché anche Barella, il Napoli subisce molto a sinistra, e da quella zona ci gioca Dumfries e Zarella. Barella non ha ancora portato bonus, ma potrebbe essere questa una grande occasione. Quindi due giocatori per parte, Zielinski, Kvaratskhelia, Barella e Dumfries. Ovviamente non ve li consiglio io, ma lo sapete da voi, Lautaro, Thuram, Osimhen, sono giocatori da mettere, però ho voluto darvi altro. Ammoniti, giocatori dove possono incidere, quindi io lo so che magari avete paura a mettere il Dumfries della situazione, però questa partita qua vi dice il tattico che va ammetto. Sostanzialmente avevo detto partita da gol, ma attenzione alla vittoria del Napoli. L'ultima partita è Torino-Atalanta, partita da uno contro uno. Il duello è la chiave tattica di questa partita. Tutte e due giocano l'uno contro uno, quindi andiamo a vedere bene i duelli e quali giocatori possono incidere. Del Torino non vi consiglio Tamezze, vi consiglio Buongiorno, uno dei migliori a livello individuale. Se la dovrà vedere contro Scamacca, però Buongiorno me lo metto in questa situazione qua. Non metto Elinetti, attenzione alle ammonizioni. Non metto i Voivoda, perché sugli esterni posso offrire il Torino. Un giocatore che a me piace in questa partita nel Torino è Duvan Zapata. Duvan Zapata super consigliato. Nell'Atalanta attenzione a Scalvini, che può incidere sulle palle inattive, che lo metto. Un altro giocatore che a me piace tantissimo è Lokman. Svelto, brevilimio, se la dovrà vedere o con Tamezze o con Rodriguez, però ha un altro passo. Quindi Lokman a Torino, attenzione che me lo metto, perché può incidere. Così come può incidere un tiro dalla distanza di Teokop Miners. Teokop Miners a Torino sicuramente straconsigliato. Partita, attenzione, che l'Atalanta potrebbe fare a Torino. Attenzione alla vittoria esterna dell'Atalanta a Torino. Questa è una grande perla in chiusura, Siamo arrivati alla fine, ragazzi, di questo contenuto. Qualsiasi altro dubbio, ragazzi, nei commenti. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. E se volete, abbonatevi al tattico. Abbonatevi al tattico, grande priorità in tutto. Ragazzi, ci vediamo alla prossima e ricordatevi sempre, il tattico c'è.